I lavoratori e le lavoratrici di Federcasa hanno scioperato e manifestato a Milano per chiedere il rinnovo del contratto nazionale scaduto nel 2021. Il problema nella sola Lombardia riguarda circa 1.500 dipendenti di Aler e MM, le società che gestiscono il patrimonio residenziale pubblico. Noi oggi siamo qua a rappresentare tutti i lavoratori che sono legati al contratto Federcasa e che gestiscono i servizi delle case popolari, abitati dai nuclei familiari socialmente disagiati. Noi oggi, con questo rinnovo contrattuale, vogliamo dimostrare a tutti, sia i vertici delle ALER, i vertici di Metropolitana Milanese, i politici che hanno una responsabilità sul welfare delle politiche all'abitare, che senza di noi questo servizio non viene erogato. Chiediamo un rinnovo contrattuale 22-24 con una proposta che sia degna del lavoro che noi svolgiamo. La proposta che ci è arrivata sul tavolo nazionale non copre neanche l'inflazione di questo biennio. A supporto della manifestazione è intervenuto anche il SICET, il sindacato inquilini della CISL. Tra il personale in attesa del contratto ci sono impiegati, custodi, tecnici, operai. Una delegazione sindacale è stata ricevuta in prefettura. Il prefetto si è fatto carico delle nostre istanze di questo mancato rinnovo del contratto Federcasa 2022-2024. La situazione della Lombardia è ancora più grave del resto d'Italia perché qui sono circa la metà dei lavoratori sul territorio lombardo e di Milano. Il prefetto si è fatto carico di tutto, porterà queste informazioni, si farà carico di una sensibilità a livello di Ministero Generale, in maniera che possa insieme alla Regione e al Comune sensibilizzare. Abbiamo bisogno del supporto politico di tutti e oggi ci è sembrato una positività dell'accoglimento delle nostre istanze fatte in sede prefettizia. I circa 1.500 dipendenti milanesi e lombardi di Aler e MM rappresentano quasi il 50% degli addetti che in Italia hanno il contratto di Federcasa.